Passiamo adesso al premio di Avvocato dell'Anno Boutique di Eccellenza Diritto Penale. Il premio va a Chiara Padovani, Studio Legale Padovani, per l'assistenza qualificata in ambito di diritto penale garantita attraverso soluzioni pratiche e tempestive, celerità e concretezza, per la particolare attenzione al cliente, la professionalità, la trasparenza e la determinazione che fanno dell'avvocato Chiara Padovani un punto di riferimento di valore nel settore. E in collegamento con me c'è proprio l'avvocato Chiara Padovani, fondatrice e titolare dello studio. Buonasera avvocato, grazie per essere qui. Buonasera, grazie a voi. Che effetto fa sentirsi dare del punto di riferimento, come abbiamo sentito nella motivazione? Beh, pessimo, nel senso che dà una grande senso di responsabilità. Ecco. In questo senso, ovviamente, bisogna anche essere ironici, io credo, sdrammatizzare quando si ottengono dei riconoscimenti così importanti e mantenere un principio di relatività, ovviamente, considerando che il lavoro è sempre un lavoro di squadra, dei miei collaboratori, che mi permetterei di citare uno a uno, l'avvocato Simone Adamo, Giulia Angiolini, Francesco Tamburri, Martina Cagossi, Veronica Porati, Giorgia Cesana e Pietro Zaramella. Quindi è un prezioso raggiungimento e conferma di una passione quotidiana che non è mai cessata anche in questa fase di pandemia globale. Ecco, visto che lei ha insomma citato la responsabilità, no? Adesso l'abbiamo detto scherzando, però di fatto ancora di più in questi mesi tutti noi abbiamo dovuto sviluppare un senso di responsabilità, purtroppo anche insomma limitandoci a guardare gli eventi perché non potevamo noi controllarli. Quindi cosa ha significato questo periodo per uno studio come il vostro? Per il nostro studio ha comportato due situazioni particolari. La prima situazione è stata quella di essere in prima linea sul fronte per aiutare le aziende nella revisione dei sistemi 231, quindi di come le aziende potessero gestire la situazione pandemica emergenziale dal punto di vista di tenuta dei sistemi di compliance e dei sistemi 231. E questa è stata una sfida importantissima. L'altro aspetto è stato quello scientifico e quindi di portare avanti lo studio sulle reazioni del mondo economico, in chiave ovviamente penalistica, a questa situazione. E tra l'altro questo grande lavoro di ricerca ha portato, anche grazie all'Ordine degli Avvocati, a delle bellissime iniziative, di cui una appunto recentissima il 27 maggio, proprio sui modelli 231 e gestione dell'emergenza Covid, ma anche in una pubblicazione collettanea molto, molto interessante, in cui sono coautrice insieme a degli altri eccellenti professionisti, un saggio su compliance 231 in tutti i settori strategici dell'economia italiana, edito dal Sole 24 Ore, che è appena uscita ad aprile. Sì. Quindi diciamo le due direttrici sono sempre state queste: gestione delle emergenze in prima linea e impegno scientifico. E insomma, guardando al futuro, che cosa si sente di aver aggiunto a quello che già in qualche modo, no, faceva parte della vostra mission? Definiamola così. Guardi, io credo che il valore aggiunto sia l'attenzione al sistema penal processuale di fronte all'emergenza. Mi hanno insegnato dei grandi maestri che il sistema penal processuale, come tutti i sistemi, funzionano se reggono all'eccezione. La situazione del Covid-19 è una situazione di stress test per tutti i settori, a maggior ragione quello penale. In questo scenario abbiamo pensato non soltanto appunto alla fase dell'emergenza vera e propria, come gestire l'emergenza, ma a quelli che saranno poi gli effetti successivi, gli effetti economici, gli effetti penali. Pensiamo anche alle indagini che sono attualmente in corso.
Quindi è una grande opportunità, seppur nel dramma, ma una grande opportunità di gestire questo dramma con ancora più rigore scientifico e professionale. Va bene, insomma, una bella sfida, però insomma, sfide poi si traducono in opportunità, quindi sicuramente si guarda in questo modo al futuro. Io ringrazio Chiara Padovani, Studio Legale Padovani, fondatrice e titolare, e complimenti ancora per il premio. Naturalmente Grazie, complimenti anche a chi grazie lavora con infinite. lei e che ha nominato Grazie e all'inizio. grazie anche al Comitato Scientifico. Grazie. Grazie molte. Assolutamente, il nostro comitato scientifico che decide sulla base proprio di caratteristiche ben precise a chi assegnare questi riconoscimenti. Andiamo avanti con il prossimo premio.